Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante: come registrare delle macro nei fogli di videoscrittura e come creare delle barre degli strumenti personalizzati con dei nuovi pulsanti. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, che è un equivalente gratuita a Microsoft Word, ma credo che questo video possa essere interessante un po' per tutti, perché l'architettura logica della registrazione di una macro è assolutamente identica in Microsoft Office. Allora, apriamo il nostro foglio di videoscrittura Writer. Quello che vogliamo fare è, ad esempio, simulare una situazione in cui un dipendente di un'azienda deve scrivere delle lettere con un'intestazione di società diverse, perché lavora per una controllante che ha società diverse e praticamente che sono residenti in via diverse e luoghi diversi. Allora, quello che faremo, creeremo delle intestazioni, creeremo una macro di modo che il dipendente possa premere semplicemente dei pulsanti all'inizio della creazione del documento per inserire automaticamente intestazioni diverse. Allora, andiamo subito alla registrazione della macro, menu strumenti, opzione macro. Registra macro. Vedete che è partita la registrazione anche se noi non stiamo facendo niente e c'è questa piccola barra flottante in cui c'è scritto termina registrazione. Questo è il pulsante che va premuto quando si finisce la registrazione della macro. Allora, creiamo la nostra intestazione. Inserisci, menu inserisci, intestazione piedipagina, ovviamente l'opzione riga di intestazione, stile predefinito. E vediamo che lui ha creato un'intestazione. Facciamo ad esempio l'allineamento a destra. E scriviamo il nome di questa azienda fittizia, ad esempio Linux Specialist SPA, e ci scriviamo, spostiamo un pochino la barra flottante di modo che non ci dà fastidio, l'indirizzo ce lo mettiamo via dei gigli, ad esempio 45, e questa azienda sta Milano, Italia. Allora, vogliamo inserire anche un'immagine, un logo, mettiamo il cursore al centro dell'intestazione, vedete l'intestazione è descritta da questa cornice grigia, e facciamo inserisci immagine e ci mettiamo ad esempio, se andiamo in home, ci mettiamo un pinguino bianco trasparente. Vedete che diciamo nell'intestazione l'immagine non si vede, ma dopo vedremo che nell'anteprima di stampa si vede. Quindi questa è la nostra prima intestazione, è il nostro primo indirizzo. Quindi facciamo termine a registrazione e il foglio di videoscrittura ci chiede dove salvarlo e praticamente come chiamarlo. E lo chiamiamo indirizzo 1. Indirizzo 1. Abbiamo qui sarebbe in realtà salva, non registra se sono sbagliati, cioè save in questo caso è salva. Salva la macro, abbiamo salvato la prima macro. Quello che possiamo fare adesso è andare in questo tasto qua, eliminare intestazione, lui ci chiede la conferma e ripartire praticamente con la seconda intestazione. Poi creeremo i pulsanti. Allora facciamo come prima, strumenti, macro, registra macro, la lasciamo qua, inserisci, intestazione piedipagina, riga di intestazione e dopo mettiamo a destra, invece questa nuova azienda si chiamerà Open Source. Scriviamolo bene, expert. Questa starà in via dei gladioli, ad esempio 90, e questa qua sta Roma, Italia. Scriviamo per bene. Mettiamo come sempre il pinguino, lo mettiamo di colore diverso per far vedere, inserisci immagine, abbiamo preparato tre pinguini, lo mettiamo arancione per far vedere che sono intestazioni di aziende diverse, lo mettiamo qua. Ed ecco che abbiamo creato la seconda intestazione collegata alla seconda macro. Termina registrazione. Come sempre ci chiede dove metterla. Vedete che già abbiamo iniziato a popolare, no? La cartella delle macro e questa la chiamiamo indirizzo 2. E facciamo registra che sarebbe salva. Abbiamo salvato la seconda macro con la seconda intestazione. Nome diverso, via diverso, il pinguino, il colore diverso. Elimina intestazione. E facciamo la terza, poi abbiamo fatto, è una procedura un po' noiosa, ma questa va fatta soltanto all'inizio. Poi l'utente, l'impiegato, sceglierà dei pulsanti qui con scritto indirizzo 1, 2, 3, quindi sarà tutto automatico. Strumenti, macro, registra macro, scusate se faccio un po' veloce, ma se no il video viene un pochino troppo lungo. Inserisci, intestazione piedipagina, riga di intestazione, stile predefinito. Qui mettiamo l'allineamento a destra, questo si chiamerà invece Subuntu per tutti. Questa azienda sempre SPA e sarà via delle Rose 23 e questo sarà ad esempio Bergamo, Italia.
Facciamo come sempre un invio a capo, andiamo al centro, facciamo menu inserisci, immagine e inseriamo il terzo pinguino che è quello giallo, anche se non si vede niente. Lo mettiamo qua, ci possiamo ritenere soddisfatti della terza intestazione, facciamo come sempre termina registrazione, vedete che si sta popolando di indirizzo 1, 2 e questa sarà la macro chiamata indirizzo 3. Regista. Se noi adesso andiamo a vedere anteprima di stampa, vediamo che in realtà, vedete l'immagine, facciamo uno zoom, l'immagine si vede, questa sarebbe la nostra intestazione. A questo punto noi possiamo, nuovamente cliccando questa casellina discesa, eliminare l'intestazione, e noi andiamo a creare una barra fatta apposta per noi in cui metteremo tutte le macro. Si fa tasto destro sopra una barra e poi si fa personalizza barra degli strumenti. Vedete che qui c'è la lista delle barre degli strumenti, questa è la standard, poi ce ne sono tantissime, ovviamente non tutte vengono visualizzate, c'è questo più verde, noi lo clicchiamo e creiamo una nuova barra, cioè sarebbe la terza barra degli strumenti, e la chiamiamo barra degli strumenti e scriviamo macro in maiuscolo. Vedete, è stata creata questa barra. La barra ovviamente è vuota. Che pulsanti ci metti? Noi non ci mettiamo i comandi. Dobbiamo cliccare questa freccina e andiamo a metterci le macro. Vedete che chiaramente il settore dei comandi in questa casella discesa è separato da questa linea dal settore macro. Scegliamo macro e se noi andiamo, vedete, all'interno abbiamo sempre la stessa struttura di prima. Vedete, all'interno delle macro personali. Ci sono quelle che abbiamo creato, no? Le tre macro, indirizzo 1, 2, 3. Allora che cosa facciamo? Selezioniamo il primo oggetto e facciamo la freccia destra, cioè la stiamo inserendo all'interno della barra degli strumenti macro, quella creata da noi, il secondo oggetto e il terzo oggetto e facciamo ok. Allora, dove è andata a finire questa barra? Siccome non c'entrava, adesso noi andiamo a vedere, dobbiamo trovarla. E vedete che è andata a finire qua, vedete sono queste freccine, quando non c'entra, adesso è andata a finire qui, qui non ce la fa prendere con la mano, proviamoci, la prendiamo con la manina, la trasciniamo ed ecco che abbiamo creato una nuova barra degli strumenti, vedete con i tre pulsanti, allora che cosa fa il dipendente? Ha bisogno di scrivere per esempio una lettera per l'azienda numero 2, prende e clicca e vedete che viene fuori. Impariamo subito che il compilatore di macro di OpenOffice, di LibreOffice, fa un pochino di pasticci. Vedete che non la riesce ad allineare bene, ma noi prendiamo un'immagine e fa così. E poi andiamo a vedere in anteprima di stampa che è venuta fuori. Vedete? Facciamo clic ed ecco. Poi possiamo qui, no? Questa qui era la seconda, possiamo prendere, eliminare l'intestazione. Ed ecco che il dipendente viene chiamato ad esempio dal manager e dice guarda, mi devi fare una lettera per la nostra azienda, la numero 1. Nella mia barra clicco ed ecco che viene fuori, devo fare soltanto così. Vedete, questa era la Linux Specialist con il pinguino bianco, vado a fare l'anteprima ed ecco che è venuta fuori. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato tre macro e l'abbiamo creata collegata a tre pulsanti e l'abbiamo messa in una barra degli strumenti nuovi. Poi se uno vuole verificare che cos'è una macro, che è una routine, una subroutine scritta in Basic, è sufficiente andare in strumenti, menu macro e poi modifica. Vedete che viene fuori questo. Queste sono le nostre macro. Se noi clicchiamo per esempio, no? Nel modulo 1, vedete le tre macro, la doppio clicchiamo ed ecco questo è il Basic, questo è il codice che crea, vedete, vedete, sceglie text, via dei gigli, text Milano, praticamente che cosa ha fatto? Ha compilato un codice in Basic, vedete, Center, seguendo tutte le nostre azioni. Ed ecco che vengono create queste tre macro. Allora facciamo vedere quello che abbiamo fatto, per creare una macro si va nel menu strumenti, opzioni macro, regista macro, si fa quello che si deve fare, si interrompe la macro, poi per collegare una macro ad un pulsante, ad una nuova barra, abbiamo fatto tasto destro, personalizza la barra degli strumenti. Praticamente qui abbiamo creato il più, con il più una nuova barra degli strumenti e l'abbiamo chiamata, vediamo se la ritroviamo in ordine alfabetico. Ecco, barra degli strumenti macro, vedete questa è la nuova. E qui nei comandi abbiamo saltato il settore comandi, siamo andati nel settore macro per trovare le nostre. Se noi dopo clicchiamo le troviamo. Le abbiamo selezionate e le abbiamo inserite all'interno della barra degli strumenti macro con queste freccettine. Ovviamente possono essere inserite e vedete disinserite, escono. Io posso ricliccarle e reinserirla. Dopo, quello che abbiamo fatto, l'abbiamo trovata qui e con la manina abbiamo spostato questa barra qui. Quindi abbiamo creato delle macro per consentire delle intestazioni automatiche, abbiamo creato i pulsanti, li abbiamo inseriti in una nuova barra degli strumenti personalizzata per l'utente. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine.
Speriamo vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.